Come tratti gli altri? Magari tendi a vedere gli altri come se fossero meglio di te, più di te, superiori a te. Oppure magari li guardi come se invece fosse esattamente il contrario, come se fossero inferiori rispetto a te. Magari qualche volta arrivi anche a trattarli proprio male. Ricordati che il rapporto che hai con gli altri, le reazioni che suscitano in te gli altri, quello che tu provi quando ti rapporti con gli altri ti sta sempre dicendo qualcosa di te, perché ricordati che gli altri ci fanno sempre da specchio. Ci fanno da specchio, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci stanno mostrando qualcosa di noi, non vuol dire che sono per forza uguali a noi, vuol dire che ci stanno mostrando qualcosa, magari qualcosa che ci impediamo di vivere, che ci impediamo di essere, e allora questa cosa magari ci fa provare della rabbia. Ci sentiamo magari male quando vediamo delle persone che si permettono di fare delle cose che noi vorremmo fare ma non siamo pronti a fare. Quando si permettono alcuni comportamenti che noi vorremmo adottare ma che magari ci impediamo di adottare perché siamo dei giudici troppo severi o ci stiamo limitando proprio per la nostra educazione, per le idee che abbiamo dentro di noi. Oppure magari ci sono dei momenti o delle situazioni in cui ti sei sentito inferiore agli altri, a meno che non sia una tua tendenza abbastanza comune. Sappi che non c'è nessuno di superiore a te, nessuno di inferiore a te, ognuno è al suo livello semplicemente e ognuno di noi è importante che si guardi dentro. Questo non vuol dire non provare più emozioni, ma vuol dire imparare ad osservarsi. E tutte le volte che si prova qualcosa, che ci sono dei pensieri che non sono proprio armonici, quando ci si rapporta con qualcuno, in quel caso osservarci ci aiuta, osservarti ti aiuta a vedere magari degli aspetti di te che in qualche modo ti fanno soffrire, degli aspetti di te che magari ti stanno limitando, non ti stanno permettendo di vivere come vorresti veramente vivere. Quindi il primo passo fondamentale è l'osservazione. Questo ti permette di prendere consapevolezza. Il secondo passo è andare a lavorare su quegli aspetti. Se non sai come andarci a lavorare, beh, con la Divine Connection è molto molto semplice. Se non l'hai ancora fatto, ti suggerisco di entrare nel gruppo Divine Connection, di imparare il metodo e di applicarlo nella tua vita proprio per permetterti di andare oltre quei limiti che tu stesso magari inconsapevolmente hai creato. Bene, allora mi raccomando, osservati, guarda il punto in cui ti trovi, che cosa ti stanno mostrando le tue relazioni, le persone con cui ti rapporti e soprattutto quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni, le tue reazioni. Questo ti dirà tantissimo di te e ti permetterà di andare oltre proprio per stare molto molto meglio. Un abbraccio di luce e al prossimo video. Ciao!